Sorridente come sempre, Elisabetta è con noi. Torni con noi. Come stai, Elisabetta? Molto bene, grazie. A distanza di 5 anni dal nostro primo incontro. Io non so se per una questione genetica, insomma, in famiglia mia, io mi sono ritrovata con un grande problema intorno ai 20 anni. E quindi parliamo dell'inizio degli anni 90, dove praticamente i dentisti, diciamo, non si sono minimamente preoccupati di mantenere la mia situazione. Quindi all'età di 24 anni, dopo una serie di, interventi sbagliati, io mi sono ritrovata completamente dentula nella parte superiore, nell'arcata superiore praticamente. Pertanto, a quel punto lì, insomma, malincuore, ti propongono solo la soluzione della protesi mobile, che è traumatico in una ragazza di 24 anni. A 24 anni, praticamente per una serie di problematiche e interventi dentistici sbagliati, mi vengono asportati tutti i denti nell'arcata superiore e io rimango completamente dentula. Che cosa succede? Nel 95 circa, praticamente a 26 anni ti viene proposto la dentiera, quella unica soluzione, vai avanti. Chiaramente col passare degli anni si consuma l'osso, per cui abbiamo questo problema che la dentiera Regge più non neanche regge lei. più e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Io avevo 46 anni quando ho incontrato la clinica Iris, la clinica odontoiatrica Iris con il mio dottor Cesare Paoleschi. Io penso di essere stata una dei suoi primissimi interventi chirurgici importanti. Io ho 4 ganci da Insomma, quattro zigomatici. centimetri e mezzo e i miei agganciano quassù. Quindi per l'epoca era un intervento odontoiatrico estremamente, diciamo, Peculiare, all'avanguarda, all'avanguardia, insomma. certo. Quindi Però è un intervento che siamo nel 2021. 6 anni, 6 anni in cui con i debiti controlli, i debiti, cioè, la vita cambia completamente perché tu non hai più il problema della dentiera, tu non hai più problema di masticazione, tu non hai più neanche tutta una serie di problemi che si ripercuotono sulla postura. Come affrontasti, ricordiamolo anche oggi, quell'intervento all'avanguardia, ma ben fatto dal dottor Cesare? Con tanta serenità e tranquillità, cioè nel senso che struttura che ti dà tanto senso di affidabilità, struttura che, come potremmo dire adesso, anche virgolato, non vende fumo, quindi lavori ben fatti, a regola d'arte, mai avuto un problema, e quindi insomma sostanzialmente io posso dire solo bene, insomma, di Quindi, tutta. no dentiera, viva gli zigomatici, perché tu hai messo zigomatici e poi una protesi fissa che è molto bella a tutt'oggi. Eh sì, assolutamente sì. Effettivamente, sai, io ho fatto sempre lavori al pubblico, prima da estetista, seconda cosa da tabaccaia, e la prima cosa invece che la gente nota entrando nella mia tabaccheria è il sorriso. Guarda te. Buongiorno! Buongiorno, sì, effettivamente. Nella parte inferiore anche hai un lavoro, Certo. perché la tua bocca era È abbastanza. stata ricostruita in toto, praticamente. Allora, sotto io ho 2 impianti ossei che, diciamo, hanno completato il lavoro superiore e, diciamo, non ho avuto più problemi, insomma, voglio dire. Quindi Tutto 2015 iniziati i lavori, 2016 finito, conclusi. 2021 sono svariati anni, tu Sì. mangi, Sì, sorridi. ho relazioni, cioè la vita cambia sostanzialmente meglio, quindi anche perché, ripeto, effettivamente la salute della bocca e anche avere esteticamente
una bocca gradevole è una cosa importante, cioè ti fa ritrovare la tua autostima e poi fondamentalmente anche una giusta masticazione ti fa stare meglio, insomma. Quindi ecco, questo è quello che è la mia esperienza personale. A distanza di tanti anni. Eh sì, ormai sì, ormai possiamo dire che dall'intervento chirurgico ne sono passati sei. Sei anni. Sì. E tutto va. E tutto va. Ora speriamo che continui a andare così. Ci rivediamo fra sei anni. Va bene, perfetto, va benissimo. Ok, dai Elisabetta, cresciamo anche noi, eh? Certo. Ti ringrazio infinitamente, ti auguro tante belle cose. Grazie. E grazie. Grandi sorrisi, eh? Sì, perché la vita si affronta meglio col sorriso.